Adesso però voglio iniziare con una mail, voglio leggere questa mail. A mandarcela è Sandro. Sandro dice che ha 65 anni e sono cardiopatico. Dalle ultime analisi del sangue mi sono stati riscontrati dei valori alti di glicemia. Soffro quindi di diabete? Quali altri accertamenti devo fare? Allora, sicuramente la condizione di Sandro è una condizione abbastanza comune. Molti telespettatori, insomma, ci hanno scritto email simili a quelle di Sandro. Allora, noi per rispondere a tutte le vostre domande abbiamo deciso di convocare il dottore, l'esperto Giuseppe Favacchio, dietologo dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. Benvenuto! Buongiorno. Allora, a tutti. Dottore, benvenuto a Detto Fatto innanzitutto, come va? Bene, bene, grazie. Allora, dottore, sentiamo spesso parlare di questa malattia, perché il diabete è una malattia, però magari spesso viene usata in maniera non proprio corretta. Vogliamo dare invece una definizione proprio corretta della malattia? Certo. Si parla di diabete fondamentalmente quando abbiamo un riscontro di due valori di glicemia agli esami del sangue superiore ai 126 milligrammi decilitro. È una patologia che è causata fondamentalmente da un difetto o nella produzione o nell'utilizzo dell'insulina, che è un ormone importantissimo per il corretto funzionamento del nostro organismo. Allora, dottore, si pensa che a livello di numeri, no, questa sia una malattia di nicchia. In realtà non è proprio così. Vogliamo dare qualche dato riguardo questa malattia? Esatto. Consideriamo che adesso abbiamo oltre 4 milioni di persone in Italia che sono affette da diabete, un aumento di circa il 60% negli ultimi 20 anni, e si è passati dal 3.8 al 5.8% dell'intera popolazione, un dato che è in linea un po' con quello che è l'andamento di tutti i paesi industrializzati. Quali sono le fasce più colpite, dottore, dal diabete? Tendenzialmente un po' tutte le fasce di età possono essere colpite dal diabete. Nell'ultimo periodo si è assistito ad un aumento dell'incidenza, soprattutto nelle fasce di età più avanzate, legate anche un po' al discorso dell'aumento della sedentarietà, l'aumento del peso, anche uno stile di vita sicuramente non corretto. E questo ha portato nel tempo, anche un po' a causa della pandemia, ad avere un aumento dell'obesità, soprattutto nelle fasce di età un po' più giovani. Si è stimato infatti che circa il 20.000 giovani al di sotto dei 20 anni ogni anno in Italia sono affetti da diabete. Questo è un numero che purtroppo sta continuando ad aumentare nell'ultimo tempo. E questo ci dispiace moltissimo, dottore. Allora, facciamo un distinguo, perché ci sono diversi tipi di diabete, giusto? Esatto. Fondamentalmente abbiamo due tipi di diabete. Sì. Il diabete di tipo 1, che è un diabete che coinvolge il 5% della popolazione affetta da diabete. Sì. È caratterizzato fondamentalmente da un malfunzionamento in acuto del pancreas, che è appunto l'organo che è adibito alla produzione di insulina. Sì. Invece il tipo 2, che è quello più diffuso, che colpisce circa il 90% delle persone con diabete, e il malfunzionamento del pancreas è una cosa che succede un po' in maniera più graduale, non è una incapacità di funzionamento immediata, ma avviene gradualmente, si arriva a un esaurimento. Diciamo, è degenerativa. Esatto, un qualcosa che avviene nel tempo in maniera graduale. Allora, per rispondere a Sandro, dottore, che ci chiede quali altri accertamenti deve fare per capire se si tratta di diabete o no. Beh, gli altri, sicuramente l'esame principale è quello del sangue, quindi eseguire un esame specifico, che è quello appunto che ci fa vedere se il valore di glicemia può essere diagnostico o meno per diabete. E poi naturalmente tutto legato un po' al coinvolgimento anche del medico di medicina generale per valutare gli eventuali ulteriori approfondimenti da eseguire. Allora, dottore, c'è Jonathan che voleva fare una domanda dalla nostra cricca. Buongiorno, dottore. Forse in parte ha già risposto a quello che vorrei chiederle, ma quindi una dieta controllata aiuta a tenere a bada davvero il diabete? Cioè, serve seguire una dieta per chi soffre di diabete? Assolutamente sì, non solo serve per tenere a posto il diabete in chi già sa di avere il diabete, ma è anche fondamentale e può aiutare anche a prevenire il diabete. Ah. Nel senso che una corretta alimentazione, uno stile di vita adeguato e un'attività fisica
costante ci aiutano a tenere sotto controllo quello che è la glicemia nel sangue, fondamentalmente. E a questo proposito volevo approfittarne per sfatare un po' di miti e false leggende. La dieta per il diabetico è esattamente uguale alla dieta di una persona che non ha il diabete, cioè il consumo di carboidrati, proteine, grassi deve essere assolutamente simile a quella di tutti noi, fondamentalmente. E questo ci può aiutare nella gestione e nel prevenire quello che è un po' il concetto del eccesso di peso, che è alla base di quello che è lo sviluppo di possibile diabete. Diciamo che è alla base anche un po' della salute, l'eccesso. Esatto. Di peso. Quindi una dieta che vale per tutti. Una dieta che vale per tutti. Carla, vuoi fare una domanda al dottore? Sì, dottore, buon pomeriggio. Avevo una domanda. In gravidanza spesso viene diagnosticato il diabete mellito. Quali sono le ragioni e cosa si può fare, ovviamente? Allora, il diabete in gravidanza, chiamato diabete gestazionale, è un diabete che compare prevalentemente ed esclusivamente durante la gravidanza e che termina con il parto. È un esame che viene, è un tipo di diagnosi che viene fatta con degli esami specifici eseguiti alla 16ª o alla 24ª settimana di gestazione. Una volta riscontrato questo tipo di diabete, è necessario rivolgersi a un diabetologo per impostare le giuste e adeguate sia terapie farmacologiche che eventualmente dietetiche. Però ha detto che si risolve proprio con la gravidanza, quindi è una cosa che è legata proprio alla gravidanza. Allora, dottore, ci sono delle domande da casa, ve le voglio far leggere. Vai, sì. Giampaolo. Dottore, inizierei con l'ultima che mi è arrivata. Un amico da casa dice: io ho l'insulina alta, vorrei sapere se ho il diabete. L'insulina di per sé non è un elemento che ci fa capire se effettivamente è presente o meno il diabete. Può essere una condizione che può predisporre allo sviluppo di diabete, ma è ovvio che per avere diagnosi di diabete è necessario avere quel valore di glicemia superiore ai 126 mg decilitro, come dicevamo prima. Perfetto. E un'altra domanda, un'amica dice: mio padre ha il diabete, può essere ereditario e in futuro potrei soffrirne anche io, chiede Rita? Esattamente, avere un parente che può essere un genitore, un fratello, uno zio e anche un nonno con diabete può portare a un maggior rischio di sviluppare diabete in futuro. Quindi la cosa importante è sicuramente quella di rivolgersi al proprio medico di medicina generale per eseguire regolarmente degli esami che ci possano permettere di arrivare a una diagnosi il più precoce possibile, anche per evitare quelle che possono essere le complicanze legate ad avere una glicemia alta. Grazie mille, dottore, per questi preziosissimi consigli. Grazie per il tempo che ci ha dedicato, ovviamente. Grazie a voi. Noi ci fermiamo.